Aspiranti cuochi ai fornelli per la preparazione di manicaretti che profumano di mare. Pesce azzurro, salse e verdure di stagione sono soltanto alcuni degli ingredienti utilizzati dai 9 concorrenti in gara per Incontriamoci a Caltanissetta, l'evento organizzato dall'Unione Regionale Cuochi Sicilia. Sono gli allievi che provengono dagli istituti alberghieri di tutta l'isola, insieme per 1 o 2 giorni tra sfide in cucina, corsi di aggiornamento per cuochi professionisti e nuove tecnologie che consentono di conservare intatte tutte le proprietà organolettiche dei cibi. Le sale di un noto albergo della città hanno fatto da sfondo alla preparazione e alla realizzazione dei cosiddetti piatti di competizione. Per l'anno 2016 il primo corso di aggiornamento è anche attività regionale. Vorrei precisare che c'è un concorso della selezione regionale dei giovani della scuola alberghiera per il concorso nazionale. Un ragazzo di queste 9 province rappresenterà la Sicilia a Montichiari e sarà a fine marzo al campionato nazionale. Poi c'è un corso di aggiornamento con Domenico Maggi, che è il responsabile della VAX, Federazione Mondiale dei Cuochi, dove lui è responsabile per Sud Europa, che sta facendo un corso di aggiornamento per i regolamenti da competizione, sia caldo che freddo. Volevo anche aggiungere che sempre nel 2016, a ottobre, ci sarà le Olimpiadi dei Cuochi a Erfurt in Germania. Forse non tutti sanno che anche i cuochi hanno le loro Olimpiadi. Innanzitutto dobbiamo dire che si devono utilizzare tutti i prodotti, diciamo, del Mediterraneo, stiamo parlando delle extravergini d'oliva e quant'altro, che sono basati sul pesce, il pesce del nostro territorio. Okay? Se io ho visto già qualche concorrente che ha già preparato qualche piatto con il pesce azzurro che è un po'... Come sappiamo tutti, è considerato povero, ma tra virgolette io credo che sia uno dei pesci più importanti, diciamo, che abbiamo qui, no, qui nel nostro territorio. Costa poco, ma dà un sacco di benefici, diciamo, al nostro corpo. E poi devono essere assaggiati con un contorno con dei vegetali, con poi messa della salsa. Okay. E infine il tutto condito con dell'olio extravergine d'oliva. Noi lavorando con la tecnologia cerchiamo di mantenere le qualità organolettiche dei prodotti intatti. Adesso c'è stata una sensibilizzazione, un ritorno all'alimentazione salutistica. Noi proprio per questo motivo utilizziamo delle tecnologie che si adattano a questa cucina sperimentale. E ci concentriamo proprio nel salutismo. Tra tagli alla julienne, tempi ristretti e composizione del piatto, il concorrente Piero Salomone ha raccontato ai nostri microfoni la sua passione per la cucina mediterranea. È un piatto con 3 tipi di pesce diversi, che sono pesce del Mediterraneo, pesce azzurro, ed era spada, sardine e sgombro. E ho utilizzato le fave. Ho fatto un macco di fave, e poi un bulì di pomodoro, finocchietto e una frascuatola, cioè è fumetto di pesce, farina insieme alla di grano duro rimarginato.